Ciao, sono Dario di Alternativa Linux. Indossa le cuffie buone. Oppure accendi l'impianto. Alza il volume. Vediamo 10 ragioni per cui Linux è rock in un intreccio di storici riff e brani epici. Via! Numero 1. È gratuito. La ragione più banale per apprezzare Linux è che è gratuito. Scarichi il sistema operativo e lo puoi installare in tutti i computer che vuoi, anche sul lavoro. Non serve pagare né usare trucchi per attivarlo illegalmente. Non devi leggere ed accettare rigorose condizioni di utilizzo. Linux è distribuito sempre con la stessa licenza. Puoi ispezionare i meccanismi del suo funzionamento, modificare quello che non ti piace e ridistribuirlo anche con le tue modifiche. Nessuna di queste azioni è proibita, ma viene addirittura incoraggiata. Numero 2. Rivitalizza il PC. Linux non ha interessi nel mercato hardware né a farti cambiare spesso computer. È quindi un antidoto naturale all'obsolescenza programmata. Quando un OS Linux viene aggiornato, spesso le performance migliorano e il PC diventa persino più reattivo. Alcune versioni di Linux aggiornatissime si accontentano di meno di un gigabyte di RAM. Installa Linux in un computer fino a 15 anni di età e sembrerà rinato. La batteria di un portatile potrà durare fino al doppio rispetto all'uso con Windows. Un PC in meno da buttare si somma ad uno in meno da ricomprare. Riduci i consumi, sprechi, rifiuti speciali da smaltire e farai qualcosa di concreto per il futuro del pianeta. Numero 3. Non ti spia. Sistemi operativi ed altri software commerciali trasmettono e raccolgono informazioni su di te, lo sanno tutti. Molti hanno rinunciato a far valere il proprio diritto alla riservatezza. Tranne gli utenti che sono già passati a Linux, dove questo problema, fin tanto che usi software open source, non c'è. Numero
Nessuno analizza il tuo comportamento per capire cosa venderti, né cerca di guadagnare tracciando le tue attività per rivenderle ad altri che poi lo fanno. Linux non è freeware, dove è noto che se non paghi un prodotto, il prodotto sei tu. Linux è open source e c'è un'enorme differenza. I codici sorgenti sono di dominio pubblico. L'open source garantisce che ogni modifica sia rivista da altri contributori del progetto. Nessuno può inserire funzioni spia e pensare di farla franca. Numero 4. È più sicuro. Linux è notoriamente più sicuro di Windows e macOS. Non che sia sicuro al 100% perché nessun dispositivo che si connetta ad internet può definirsi tale. Ma la quasi totalità dei virus in circolazione sfrutta vulnerabilità del sistema Microsoft. Forse è per questo che, anche se esistono, gli antivirus in Linux non sono molto usati, se non a livello aziendale. E spesso servono a impedire la diffusione di minacce per Windows. Applica tempestivamente gli aggiornamenti che ti sono garantiti e sarai già a buon punto per la sicurezza del tuo PC Linux. Quando un problema viene scoperto, la comunità è molto più rapida nel correggere e rilasciare soluzioni rispetto a quanto avviene per le grandi aziende di software. Numero 5. È più facile di quanto pensi. Malgrado quello che potresti aver sentito dire, Linux è facilissimo da usare e anche da installare nel tuo PC. Non devi saper impartire comandi scritti anche per affiancarlo a Windows e scegliere ogni volta quale sistema avviare. Non lo dico soltanto io, ma le migliaia di persone, anche non esperte, che commentano i miei video e i tutorial nel blog. Molti non avevano mai installato Windows, ma sono riusciti ad installare Linux e configurarlo a puntino. Peraltro, sembra incredibile, ma quando avvii una chiavetta o DVD per l'installazione di Linux, puoi anche provare il sistema operativo completo dal vivo, senza sfiorare l'hard disk. Salvo rari casi, l'hardware è supportato e funziona senza dover far nulla,
monitor, webcam, Bluetooth, Wi-Fi. Qualunque marca di stampante prevede driver per Linux. Così puoi installare solo quando sei sicuro, senza andare incontro a spiacevoli sorprese. Numero 6. Ha programmi per fare di tutto. Linux è talvolta erroneamente associato a scarsa disponibilità di software o programmi miseri e scadenti. Ma non è vero. Ci sono decine di migliaia di programmi gratuiti di altissimo livello per fare di tutto. E poi ci sono versioni per Linux anche di moltissimi programmi che sei già abituato ad usare con Windows o macOS. Tutti i miei video, animazioni, grafiche, audio e tutto ciò che faccio per lavoro sono realizzati esclusivamente con Linux e programmi open source usati in ambito professionale da me e tantissimi altri. Alcuni non passano a Linux perché un certo programma risulta indispensabile, ma l'azienda che lo produce non ne realizza una versione per Linux. Talvolta sono vincolati agli standard di fatto e non hanno speranza. Ma qualche volta è pigrizia e preconcetto. Nessuno usa quei programmi per il 100% delle loro funzioni. Dimmi cosa vuoi fare e io o qualcun altro suggerirà, se non uno solo, più programmi per ottenere il medesimo risultato con software per Linux. Che di regola viene reso compatibile anche con Windows e macOS. Numero 7. Gli aggiornamenti sono indolori. Alzi la mano chi non ha mai incontrato problemi al PC Windows dopo aggiornamenti. Tali da bloccarti prima di risolverli o farli risolvere con la dovuta competenza. E ora alzi la mano chi non attende tempi biblici per un riavvio anche dopo aggiornamenti pianificati. Lavoro nell'informatica, ho usato Windows per oltre 25 anni e ne so qualcosa. Da quasi 10 uso solo Linux. Gli aggiornamenti arrivano spesso ma non richiedono tanto tempo e banda. Li applichi quando vuoi.
Non interrompono mai le attività e solo quando è il kernel ad essere aggiornato suggeriscono un riavvio per essere applicati. Il riavvio però richiede i tempi soliti. Mai in questi anni Linux mi ha piantato dopo un aggiornamento o costretto a tornare ad un punto di ripristino precedente. Sono fortunato perché ad alcuni è successo, ma mai con le distribuzioni Linux più testate e spesso sono dovuti agli aggiornamenti di Windows quando viene mantenuto nel PC insieme a Linux. Numero 8. La personalizzazione grafica. Linux in effetti non è un sistema operativo, ma il motore che sta sotto il cofano. La personalizzazione grafica è tra i suoi punti forti. Ci sono almeno una dozzina di ambienti desktop, cioè differenti tipi di aspetto, molto noti che può assumere per farti interagire. Alcuni sono minimi ed essenziali, ma anche gradevoli, apposta per i PC più vecchi o per dirottare tutta la potenza sui programmi. Ma altri sono all'avanguardia, pieni di funzioni spettacolari e gratificanti quanto forse non ti aspetti da Linux. Per ognuno di essi poi le possibilità di personalizzazione sono infinite. Se sei abituato a versioni di Windows o macOS, alcuni sono realizzati con un aspetto molto simile per renderti il passaggio più facile e farti trovare subito a tuo agio. Alcuni ti permettono addirittura di cambiare impostazione con un click e senza neppure riavviare il computer. Quando vedi in un film un desktop spettacolare che non hai mai visto, stanne certo, sotto c'è Linux. Numero 9. L'enorme scelta di sistemi. Qualunque sia il tuo computer o le tue esigenze, c'è una versione di Linux, o anche più di una, che ti aspetta. Alcune sono realizzate per l'utente comune, per farci di tutto, anche già solo con i tanti programmi preinstallati. Ce ne sono alcune per fare musica, grafica, video o effetti speciali. Altre per i programmatori, per recuperare dati, per l'hacking etico, per verificare la sicurezza di siti web. Alcuni sono votati alla privacy online,
altri all'educazione, all'intrattenimento domestico o persino per giocare titoli per Windows con Steam e Lutris. Alcuni puoi costruirteli su misura solo con le funzioni e i programmi che ti servono. Altri sono previsti per un uso portabile, via USB, e includono una quantità mostruosa di programmi che rappresentano il meglio dell'open source e che puoi usare al volo su qualunque PC senza nemmeno installarli e senza alterare il sistema già presente. Numero 10. L'assistenza è gratuita. La generosità degli utenti della comunità Linux non ha paragoni. Puoi trovare aiuto ovunque. Se hai difficoltà ad installarlo da solo o a risolvere problemi, per il 90% dei casi basta saper usare un motore di ricerca e trovare soluzioni perché altri li hanno già affrontati. Anzitutto, il sito web della tua distribuzione Linux sarà pieno di documentazione ufficiale o di un wiki curato dai suoi utenti più esperti. Ma troverai anche accesso al forum dove Linux esprime il meglio di sé. Sii educato. Presentati, descrivi il tuo problema e le caratteristiche del PC e quasi sempre ti verrà fornita una soluzione. Se questo non basta o non fa per te, non sei costretto a pagare un centro assistenza per superare gli ostacoli. Porta il computer ad un LUG, un Linux User Group, e ti assisteranno senza presentarti un conto. Questa era la mia top 10 di valide ragioni per mettere alla prova Linux, sia se stai pensando di cambiare computer che se non sei soddisfatto del tuo sistema operativo. Spero che ce ne siano diverse ad invogliarti. Grazie per aver visto il video e ancor più se lo stai rivedendo. Se ti è piaciuto, batti un colpo con il pollice e condividilo. Potrebbe incoraggiarmi a trovare altre valide ragioni per un nuovo esperimento simile a questo. Viva Linux e viva il rock!